Salve ragazzi, benvenuto oggi 24 ottobre 2012, ore 18:45 in una bellissima città che ve lo dirò alla fine, per portarvi un fatto di cronaca su dei fatti già di cui vi ho parlato. Ebbene sì, oggi c'è stata una manifestazione contro il progetto di legge di Hollande, il socialista premier della Francia, che ha dato il via libera all'adozione di figli a persone dello stesso sesso e al tempo stesso naturalmente ha legalizzato anche le unioni tra gay o tra lesbiche. E questo ha fatto mobilitare una associazione che prende il nome fantomatico di Allianz Vita, che sembra un'assicurazione, che si professa di essere apolitica e non religiosa, e ha creato una manifestazione in questa giornata in 75 città della Francia, chiamando questa mobilitazione flash mob. Allora io dico, questa cosa ci deve far rimuovere nelle coscienze quanto siamo ancora arretrati culturalmente. Uno Stato che si vuole svecchiare dai vecchi canoni morali, come volete dire, che sono di stampo cattolico, cristiano cattolico, come volete, più si adatta meglio alla visione, quella della coppia di fatto che è sempre stabilita da uomo e una donna che si amano, che fanno più danni loro nella struttura familiare, nel quello che è poi il luogo di famiglia, hanno fatto più danni loro, e penso che proiettano che i danni sui figli li possono fare una coppia gay. Beh, allora io voglio soltanto porvi una questione: per voi qui non c'è soltanto del moralismo, non c'è soltanto del bigottismo nel rifiutarsi di accettare una cosa che oramai è all'occhio di tutti, che oramai che gli omosessuali non sono più una minoranza a livello sociale, c'è numericamente parlando sono ormai tanti, sono milioni, fortunatamente cominciano ad avere la possibilità di parlare, non essere soltanto nelle pagine di cronaca nera, ma essere anche nelle pagine di dipinte di rosa, di cose belle, che si uniscono due persone che si amano per avere lo stesso gusto sessuale, che è diverso da quello che è stato coltivato da 2000 anni dalla Chiesa Cattolica. Questo voglio dire, bisogna svecchiarsi. Allora cerchiamo di incazzarci, di urlarlo, voglio dire, alla gente, ma come siamo messi? Okay. In più ci faranno un'altra mobilitazione, perché sempre il presidente Hollande vuole fare una legalizzazione dell'eutanasia, ma lo facesse, siamo liberi anche di decidere quando è morire. Se una persona non gli va più di vivere e si vede che psicologicamente parlando sta bene, una persona lo dice in maniera sana, lo affronta in maniera lucida questo discorso di voler smettere la vita perché non vuole essere un malato terminale a lunga degenza, ma non vuole far soffrire gli altri oltre che se stesso, gli diamo la possibilità di staccare la spina. Ma basta con questi stereotipi vecchi, che oramai vuol dire siamo nel 2012, l'epoca di internet, l'epoca dei supporti tecnologici per qualsiasi cosa. Allora ragazzi, argomentiamo, commentiamo e urliamo a gran voce, basta con questi vecchi zozzi. Siamo a Roma, nella città della capitale, per urlarlo più forte e più chiaro. Roma, Piazza di Spagna, arrivederci.